Bene, StreamYard mi sta comunicando che siamo live su YouTube e siamo live sul gruppo Delitti Risolti Italiani e Non. Mi pare che sia, mi ordina anche se il mio gruppo sono messo abbastanza male. Stasera due argomenti importantissimi, molto, molto simili tra di loro, Antonella Di Massa e Liliana Risinovic. Con noi, ovviamente c'era Franca, buonasera Franca. Buonasera. E poi il nostro gradito ospite, il super investigatore, perché io l'ho soprannominato così, perché ha il cipiglio da investigatore, perché fa tutte domande scomode e fa bene, perché è una delle poche persone che fa le domande scomode e ce ne vorrebbero come lui. Buonasera Giuseppe Capuozzo, Buonasera a tutti. padrone indiscusso di Spazio Tempo Channel, giusto? Il tuo Sì, canale giustissimo. potrebbe... È il Bene, mio Franca. canale YouTube. Perfetto, Franca, se ci sentite male comunicateci, le domande le potete fare tramite la chat, sono benvenuti gli sticker, donazioni, tutto quello che vi pare per poterci andare. Franca, racconta brevemente quello che è successo a Antonella, poi si va liscio velone perché Liliana la conosciamo a memoria. Bene. Allora, Antonella Di Massa ha 51 anni e scompare da Casa Micciola a Terme a Ischia. È una donna molto riservata, è sposata con Domenico Raco, che ha 55 anni ed è un dipendente dell'esercito. Hanno due figlie, Alissa, di 24 anni, studentessa, di psicologia a Napoli, e Flavia, di 19 anni. La mattina del 17 febbraio, la donna, intorno alle 9, esce insieme a sua madre e va a fare la spesa. Poi riaccompagna la madre a casa, rientra, posa la spesa, sono le 10:30 e intorno alle 11 esce di nuovo. A questo punto sparisce. In realtà lei viene ripresa dalle telecamere con la sua panda bianca lungo una strada che porta a Succhivo, che si trova a 12 km dalla sua abitazione. Praticamente il percorso che fa parte dalla parte nord di Ischia fino alla parte sud, quindi la attraversa tutta e sono circa 12 km da percorrere, che però lei impiega abbastanza tempo, perché la sua macchina viene ripresa alle 12:06. Le figlie, non vedendola rientrare, notano che Antonella ha lasciato la sua borsa e provando a telefonare notano anche che il telefono è spento, che poi il telefono verrà ritrovato sotto il sedile dell'auto. Aveva un amico con il quale si messaggiava tutti i giorni e che aveva visto il giorno prima della scomparsa, il 16, al quale aveva confidato che aveva desiderio di fare un viaggio a Lourdes. 48 ore dopo viene ritrovata la macchina nel parcheggio di cui ho detto prima, a Succhivo, e lei viene ripresa dalla telecamera mentre chiude la macchina e si avvia lungo una stradina. Ha un giubbotto e un cappuccio sulla testa e porta con sé una busta o di plastica, una busta della spesa con qualcosa dentro. Viene cercata naturalmente dai cani molecolari, dai elicotteri dei vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine, ma a ritrovarla in realtà il 28 febbraio sono i giornalisti di Chi l'ha visto, che vedono un cancello aperto e che si trova a circa 300 metri dal parcheggio dove era la macchina e trovano il corpo senza vita di Antonella. In realtà in quel luogo c'erano già stati anche i ricercatori e addirittura c'è la signora, la proprietaria del terreno, che dice di essere stata lì e il corpo di Antonella non c'era. Comunque, da una prima ispezione fatta sul cadavere, risulta che Antonella è morta 24 ore prima circa, non di più. Nel corpo ci sono dei lividi che possono essere stati provocati o da una caduta. O se è stata picchiata, non si sa bene. Intorno al collo, l'asso c'ha un tubicino di plastica che forse è un cavo elettrico oppure un laccio emostatico, non si è capito bene. Vicino al corpo ha una bottiglietta di liquido antigelo vuoto ed è adagiata su un sacco della spazzatura in parte sotto il corpo e in parte sopra il corpo.
In casa, in questi giorni, le ultime notizie hanno trovato un biglietto che però non era in Bella Vista, ma bensì fra i libri, credo, in cui lei scrive il suo disagio, parla del suo profondo malessere. Intanto sono stati fatti i funerali e si è in attesa di capire cosa è venuto fuori dall'esame autottico sul cadavere. Il microfono, Angelo. Mettiamo come era prima, meglio così, grazie. Siamo già a 120 utenti, grazie mille. E, bene, allora qui non ci resta altro che interrogare, no? Il dottor Giuseppe Capuozzo, va bene, il quale è uno dei grandi esperti da me conosciuti riguardo a questo, si presume suicidio, perché si parla di suicidio, poi ancora, però è molto strano, anche lei è stata ritrovata dopo tanti giorni, ora non 20, ma dopo 12 o 13, da sola lì, morta con questo cadavere fresco di giornata. Insomma, ci dai un po' di specifiche, Giuseppe, per favore, Sì, riguardo a bene, questo? bene. Ci troviamo a Ischia, che è un'isola di circa 62.000 abitanti, 46.000 chilometri quadri. Ischia è un'isola vulcanica, per cui presenta molte, diciamo, parti rocciose, insenature, baie, gole, e quindi diciamo è un'isola che a esplorare è anche un po' difficile e selvaggia in certi punti. Quindi fare delle ricerche non è proprio così facile. Tant'è vero che alla ricerca di Antonella Di Massa si sono messi unità specializzate, tra cui il soccorso alpino e speleologico. Questi soccorsi, tuttavia, dopo 4 giorni, in particolare il soccorso alpino e speleologico, hanno interrotto le ricerche. Questo perché per loro non era in questi posti angusti, quindi loro hanno fatto la loro parte, poi sono usciti di scena. Sono rimaste ovviamente le ricerche dei carabinieri, della polizia locale, di gruppi di privati volontari, tra cui la Pro Loco di Succhivo, la Protezione Civile, l'associazione CBI, la GAFRI mi sembra che si chiama, che è un'altra associazione privata, le guardie ecologiche, le guardie ambientali volontarie, guardie ambientali. Queste unità si sono messe alla ricerca un po' dappertutto. Ci sono state anche il gruppo cinofilo, con cani molecolari, che in particolare i cani molecolari hanno fatto la zona di Succhivo fino poi ad arrivare nel centro di Panza, che è un'altra frazione di Ischia, che praticamente c'è anche il Monte Panza da quelle parti, si sono fermati alla piazzetta e lì si sono bloccati. Quindi si pensava che Antonella sia salita su un mezzo pubblico oppure su un'auto privata, e quindi le ricerche sono state un po', diciamo così, andate un po' allo sbando, però poi loro hanno continuato sempre con l'ausilio anche di droni, elicotteri, e anche la Guardia Costiera ha dato il suo contributo, hanno ispezionato tutte le coste, che come ho detto presentano delle zone molto frastagliate, con rientranze importanti, grotte, per cui le ricerche non sono proprio così facili. Tuttavia, come ha detto Franca, c'è stato diciamo, c'erano delle telecamere di sorveglianza intorno alla chiesa di Succhivo, e proprio lì è stata lasciata anche la macchina, l'autovettura, una Fiat Panda bianca. Quindi è da lì che bisognava cercare, e dentro la macchina hanno trovato cellulare, borsa, mi sembra, dovrebbe essere tutto lì, qualcosa forse è rimasto anche a casa, ma nella macchina c'erano tanti oggetti suoi, tra cui anche il cellulare, insomma, per cui era impossibile rintracciarla per vie, diciamo, di ripetitori telefonici. E quindi le ricerche poi hanno stabilito che, guardando anche le riprese, hanno visto che lei era un po' smarrita nel comportamento, perché si guardava intorno, ha attraversato, ha preso un vicolo. Poi, dopo pochi minuti, è tornata indietro, si è guardata ancora intorno, ha attraversato la strada fino a prendere una strada un po' più, diciamo, larga, che dovrebbe essere via Succhivo, che poi porta in una zona rurale, una zona dove ci sono vari poderi,
che dovrebbe diventare poi via Caravana. Ecco, perché proprio in via Caravana, poi a 300 metri circa dalla macchina, c'è un podere, un aranceto che in realtà il proprietario è una persona di 93 anni che non sta bene di salute, è allettato, per cui se ne occupano quando possono i nipoti. In particolare c'è un nipote che afferma che nei giorni prima del ritrovamento ha fatto un giro in questo terreno e lui dice che non l'ha trovata. E ha visto anche i volontari fare delle ricerche, lui li osservava, perché ha dichiarato: io monitoravo queste persone, volevo vedere come lavoravano, e hanno lavorato bene. In realtà una troupe di chi l'ha visto il giorno 28 ha deciso di fare una ricerca mirata. Partendo dall'autovettura ha imboccato quella strada che in realtà aveva imboccato anche Antonella, ce ne testimoniano le telecamere, ma lo ha fatto in modo molto razionale, cioè loro hanno imboccato quella strada e ogni rientranza andavano a ispezionare, fino a quando sono arrivato a un cancelletto di legno che era a malapena socchiuso, sono entrati, questa parte era leggermente rialzata, loro sono entrati e dopo 3 metri dalla strada hanno trovato il corpo che giaceva come Franca ha descritto, e hanno dato subito l'allarme, è arrivato il medico, mi sembra che era un medico dell'ASL, non era un medico legale se non erro, e dalle condizioni cadaveriche loro poi valutano, sanno il loro mestiere, e sembra che non più di 24 ore si potesse far risalire la morte. Quindi qui ci troviamo di fronte a un caso molto simile a quello di Liliana Desinovic. Abbiamo una signora che ha vagato per circa 11 giorni e poi l'abbiamo trovata cadavere. Quindi molto probabilmente questa signora era un soggetto errante, per cui magari mentre la cercavano in un posto era in un altro. Secondo me comunque non si è molto allontanata da quei luoghi, però era un soggetto che andava nascondendosi magari, perché abbiamo visto, da cosa lo deduco questo? Perché ormai è accertato che questa signora si nascondeva, non voleva neanche farsi riconoscere, perché ci sono almeno 2 testimoni che l'hanno vista, quindi l'hanno vista però in un modo particolare, perché a Ischia anche in questo periodo non fa freddo come qua al nord, che insomma vi posso assicurare che c'è una temperatura abbastanza rigida oggi stasera, ma a Ischia abbiamo avuto delle temperature veramente primaverili, eppure Antonella andava in giro con questo giaccone e in più aveva il cappuccio alzato sul capo. Ma non solo, quando incrociava lo sguardo di un passante lei si nascondeva, tant'è vero che ci sono 2 testimoni, la signora Filomena e un altro signore che abbiamo visto anche in televisione, che hanno notato questa donna perché si nascondeva. In pratica è chiaro che non voleva essere riconosciuta, è chiaro che si nascondeva anche da eventuale telecamera, ormai lo sappiamo tutti che le nostre città sono piene di telecamere, quindi non bisogna essere un esperti per capirlo, per cui è chiaro che questa signora fuggiva da qualcosa, si è voluta allontanare da qualcosa, ha lasciato il telefono in auto perché non voleva essere rintracciata, né telefonata né contattata, quindi l'allontanamento volontario ci sta tutto. Non è stata prelevata e non c'è prova che è stata prelevata, per cui io credo che l'ipotesi più estrema che possiamo fare, ma per adesso non c'è prova, è che questa signora magari sia stata ospitata da qualcuno. Però anche in questo caso, se poi lei successivamente ha deciso da sola di suicidarsi, non c'è nessun reato in corso per la procura, eventualmente sarà accertata questa ipotesi. Per cui bisogna poi, è molto difficile che esca fuori questa persona, come nel caso di Liliana è uguale in questo caso qua, ogni caso è diverso dall'altro, ma questa situazione è simile, quindi sarà difficile accertare eventualmente se sia stata ospitata da qualche amico, da qualche amica, oppure da qualcuno che aveva un rapporto di fiducia. Questo è quanto, e il corpo è stato portato alla medicina legale di Napoli, mi sembra, secondo policlinico,
dove dovranno essere chiariti vari aspetti, tra cui l'aspetto tossicologico, perché comunque si presume che abbia assunto qualcosa, perché non ha segni di soffocamento, non ha segni di strangolamento, e quindi l'indizio della bottiglia con l'antigelo, sappiamo bene tutti che l'antigelo c'è il simbolo del teschio, quindi è un veleno. Io mi sono informato un pochettino, contiene delle sostanze che non lasciano scampo. Sembra difficile credere, ma è così. Mi sono informato e quando si assume questa sostanza, l'unica via di salvezza è un antidoto che si trova solo in centri specializzati e che se non arriva in tempo, il danno diventa irreversibile e si va incontro alla morte sicura. Quindi non è da sottovalutare l'antigelo, come fanno tanti in rete. Io ho sentito molte persone dicono: ma come si fa ad uccidersi con l'antigelo? Magari non è una morte istantanea, ma se non si viene soccorsi in tempo, porta a una morte sicura. Quindi c'è questo aspetto tossicologico. Poi ci sarà un'analisi autoptica, ovviamente, perché bisogna vedere il contenuto gastrico, anche per avere dei reperti da valutare come si è nutrita questa signora. Quindi il contenuto gastrico, poi bisogna anche fare un'analisi botanica, ad esempio sulle suole, per capire dove ha camminato, perché anche questo è importante, un po' come fecero con la Resinovic. Bisogna poi altresì, oltre all'esame tossicologico, bisogna prendere tutte quelle tracce che possono essere tracce da difesa sotto le unghie e sulle varie parti dei vestiti. Queste faranno, ci vuole il suo tempo e poi sicuramente ci faranno sapere, perché comunque allo stato attuale, io credo, comunque la mia opinione è che si sia suicidata, ma allo stato attuale hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Anche qui bisogna chiarire che è possibilissimo che ci sia stata un'istigazione al suicidio. Ovviamente queste dinamiche ce le possono chiarire soprattutto i familiari e gli amici stretti. E questo è un altro punto critico, perché le dinamiche, i meccanismi familiari sono, ogni famiglia è un cosmo a parte, e non sempre, anzi quasi mai, infatti l'abbiamo visto, si accetta l'ipotesi del suicidio. È un protocollo che possiamo vedere in ogni caso. E nel caso di Tiziana Cantone, quella ragazza che si suicidò a Napoli, ancora oggi c'è un mistero, ma è stato dichiarato un suicidio. E quindi anche nel caso di Beppe Ghilardini, della fonderia di Bozzoli, si andò a suicidare a 120 km da casa con una capsula di cianuro. I familiari non hanno mai accettato il suicidio, ma si è suicidato, è stato accertato. Brigadiere Tucci, nel caso di Mollicone, uguale. Cioè è molto difficile che la famiglia accetti il suicidio. Infatti abbiamo visto le interviste, c'è stata la signora Antonietta, un'amica di famiglia di Antonella Di Massa, che ha parlato per conto della famiglia, perché ovviamente i familiari sono distrutti da questo dramma. Hanno incaricato questa signora, che ha detto: la famiglia non accetta assolutamente il suicidio, bisogna cercare la verità e bisogna vedere cosa è successo alla povera Antonella. Questo è quanto, quindi è tutto da vedere. Io però credo che si sia suicidata. A te, Angelo. Allora, grazie per questa disamina, è stata molto precisa e attenta. Allora, come parlavamo anche con la Franca, con te, anche quando siamo al telefono, sì, è vero, è stato aperto. Sì, allora il corpo è già stato cremato, sì, naturalmente avranno salvato quello che dovevano salvare per poter fare le varie analisi. E noi abbiamo sempre detto che sì, è vero, è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma come ben sapete tutti voi che siete degli ascoltatori molto attenti, per provare l'istigazione ce ne vuole. Non è che la provi così, devi trovare prima un colpevole, devi provare che questa persona ha avuto contatti con lei nei giorni precedenti, insomma c'è una serie di cose. È quasi impossibile provarlo se non si vengono a rimettere i tasselli come devono essere rimessi. Però vabbè, speriamo che, secondo me si è suicidata, perché sembrava che in famiglia ci fossero delle problematiche, come ci sono in tutte le famiglie. Però se una persona poi soffre un po' di depressione,
una difficoltà diventa un muro, no, Giuseppe? Questo è vero, è verissimo. Infatti, come dicevo, le dinamiche familiari sono davvero diverse per ognuna di un nucleo familiare, molto complesso entrarci. Ovviamente ognuno ha una propria, a volte si creano delle barriere perché ovviamente ci si sente in colpa. Questo è fisiologico. Un familiare che si suicida è un dramma incredibile, che non si può, rimarrà il trauma per tutta la vita, perché è un qualcosa che non si può accettare. È giusto che sia così. Un figlio, una moglie, un parente stretto, è un dramma familiare che è inaccettabile. Però bisogna comunque, noi che siamo, diciamo, gli investigatori, gli inquirenti, devono approfondire per capire. Quindi bisognerà entrare in questa famiglia in qualche modo e vedere un po' i contrasti che sicuramente c'erano, perché da quel biglietto, che non è un biglietto di addio e non era stato messo sul tavolo per essere trovato, come ha detto Franca, è stato trovato facendo un po' ricerche nei cassetti, perché comunque quando scompare una persona è doveroso farlo. Hanno trovato questo scritto e c'era, si manifestava un disagio familiare, dei contrasti che la donna magari non riusciva più a gestire. Bisogna dire una cosa però, Angelo e Franca, per tutti i nostri spettatori e spettatrici, che questa donna, noi abbiamo visto fin dall'inizio, abbiamo sentito fin dall'inizio una cosa che io ho notato. Tutti dicevano: attenzione, questa donna sta attraversando un periodo di fragilità psicologica. Io questo l'ho sentito e l'ho memorizzato. Perché questo? Perché dovete sapere che a Casamicciola Terme il 26 novembre c'è stato un dramma. C'è stato un dramma che ha provocato un'alluvione, una frana, ha provocato ben 12 morti, 5 feriti, 40 abitazioni danneggiate, 462 persone sfollate. Una famiglia di queste era quella della famiglia di Massa. Ha vissuto un dramma incredibile, sono andati a vivere altrove, in una struttura, dopo un po' di giorni poi sono tornati, hanno dovuto mettere tutta la casa in sicurezza. È stato veramente un periodo difficile, che pare che la signora Antonella in quel momento sia iniziato un po' a vacillare a livello psicologico. Tuttavia credo che a questo poi si sia aggiunto un'incomprensione magari con una delle due figlie, non lo so, con tutte e due, magari contrasti familiari che sono normalissimi, come ha detto Angelo, ma in alcune persone creano dei disagi insormontabili che non riescono a superare, sono fragili, come abbiamo detto, per cui questa alluvione unita poi a qualche altro problema, questo bisogna dire che anche nel 2013, mi sembra, nel 2013, sì, scomparì un altro ragazzo, un certo Emanuele Arcamone, è sparito proprio da Casamicciola Terme e non è stato più trovato. Perché dico questo? Perché dico che molte volte già siamo stati comunque ben fortunati a trovarla questa signora e capire cosa veramente è successo, perché nel caso del 2013 non si è più trovato questo ragazzo, eppure è stato visto a Ischia che camminava, passeggiava, poi era preoccupato, non si è più trovato questo 23enne Emanuele Arcamone. C'è poi un amico molto stretto, abbiamo visto anche in televisione, di Antonella Di Massa, il signor Crescenzio Arcamone, anche lui con lo stesso cognome. Non so se è un parente del ragazzo scomparso. Comunque questo signore, anche lui è incredulo, ci ha detto che lui molto spesso comunicava, parlava, si sentivano anche attraverso, mi sembra, i social con la signora Antonella Di Massa. Esclude completamente il suicidio, mirano le ricerche altrove, bisogna capire con chi avesse contatti. Ovviamente bisogna fare anche un'analisi informatica, prima me ne sono dimenticato, oltre a tutte le analisi tossicologiche, autoptiche, eccetera, bisogna fare un'attenta analisi informatica, bisogna capire, perché qui non sfugge, con chi comunicava la signora, con chi ha comunicato nei giorni precedenti, se avesse avuto un contrasto, se si possono recuperare messaggi, foto, video e quant'altro, ricerche in rete. Perché questo? Perché come fa questa signora, che non credo sia un'esperta di sostanze velenose, a prendere una bottiglia
di antigelo e essere sicura che la porterà alla morte. Molto probabilmente ha fatto una ricerca in rete, possibile? Sì. Quindi bisogna fare un'attenta ricerca anche informatica e capire come si è arrivata poi a questa decisione di usare eventualmente questa sostanza. Per cui diciamo che credo che per adesso c'è da attendere qualche giorno, poi per il fatto che è stata subito ceduta la salma alla famiglia, io credo che sia un fatto, dovrebbe essere così, perché parliamoci chiaro, quando tu fai bene le cose, che fai i tuoi prelievi, fai le tue ispezioni cadaveriche fatte per bene, fai tutto quello che devi fare secondo i protocolli, non c'è bisogno di perdere poi tanto tempo e soprattutto non è normale che dopo un po' di mesi venga riassumata la salma. Quindi cioè, è normale che sia così, che si fanno le cose bene e poi subito si può rendere ai familiari la cara defunta, insomma. Ecco, quindi io sono fiducioso nella medicina legale di Napoli, che faranno il loro lavoro nel migliore dei modi. E poi la famiglia ha deciso di cremare, evidentemente la signora aveva dato disposizioni sul caso, e molto spesso le persone lo fanno, per cui se ha preso questa decisione ci sarà un motivo. In ogni caso, se si fanno le cose bene, ripeto, non ci sarà bisogno di avere ancora a disposizione la salma, quindi io credo che è solo questione di giorni. A te, Angelo. Bene, io lascerei la parola alla Franca, perché mi pare che volesse dire qualcosa. Volevo dire alcune cose. Io vedo un pochino sul web di continuo quello che viene commentato e ci sono persone che hanno ipotizzato che siccome era coperta in quel modo non fosse lei, facendo il paragone con quello che accadde al caso di Isabella Noventa. Io credo personalmente che c'è molta differenza fra i due casi, perché Isabella Noventa non venne mai riconosciuta dai parenti. I parenti immediatamente si accorsero che la persona che portava il giubbetto di Isabella non era lei. Invece Antonella è stata riconosciuta da tutti, anche dall'amico, nella postura, nel modo di camminare. Anzi, a me mi sembra, in alcune immagini video, mi dà la sensazione che siccome sta passando una moto a un certo punto, lei si nasconda proprio per non farsi vedere e poi riprende la strada una volta che la moto è passata. La sensazione che ho è che proprio non volesse farsi vedere per non essere indicata, non essere riconosciuta e magari la famiglia venisse messa sulle sue tracce. Mi ha dato questa sensazione. Un'altra cosa che ho notato è il tempo che la signora avrebbe messo per fare 12 chilometri. In effetti un'ora e sei, io che guido malissimo, un'ora non ce la metto, ci metto molto di meno. Questo mi ha fatto pensare che forse ha fatto delle soste in cui ha acquistato qualcosa, magari per cibarsi, non lo so. Anche se in mano, in realtà, nelle immagini sembra che porti giusto qualcosa, una busta con poche cose, una busta della spesa. Questa è l'ipotesi che ho fatto. Io credo sia lei, ed è una mia idea personale, questa è una mia idea personale, che può anche essere capitato che lei sia andata proprio per togliersi la vita già da subito. Però poi ritengo che non sia così semplice togliersi la vita. E quindi questi giorni siano trascorsi nell'incertezza di quello che voleva fare questa signora. E lo dico anche per il caso Resinovic, perché ha aspettato questi giorni, che facile togliersi la vita. Magari se fosse capitato un evento particolare poteva anche cambiare idea e non togliersi la vita, sia l'una che l'altra, parlo di entrambi. Ma questo è un mio pensiero personale. Per quanto riguarda la signora, ecco, lei era credente, era impegnata nella parrocchia, appunto aveva detto all'amico che voleva andare a Lourdes, cantava nel coro, faceva volontariato, una signora impegnata, tra l'altro aiutava i suoi genitori nella gestione di alcuni appartamenti che davano in affitto ai turisti.
Quindi all'apparenza una donna impegnata, una bella signora, senza problemi. Però ritengo che nell'animo delle persone non è facile entrarvi. Purtroppo forse la famiglia non ha colto il suo disagio e purtroppo la signora ha fatto questa scelta, anche io ritengo che si sia tolta la vita. Poi certo, salvo elementi particolari che verranno fuori dall'autopsia, ma credo che sia questo. Anche per questo hanno restituito abbastanza velocemente la salma alla famiglia, perché forse troppi dubbi non ci sono su quello che è accaduto. Certo dovranno fare gli esami, le cose che ha detto appunto Giuseppe, tutti gli esami, tutti gli accertamenti, la perizia informatica, le ricerche per vedere, per essere più che certi di ciò che è accaduto. Questo volevo dire. Allora, io in realtà volevo fare una domanda a Giuseppe. Allora, noi abbiamo contezza del fatto che questa signora sia stata vista, se non erro, il giorno dopo dalle telecamere, giusto? Dalle Sì. telecamere, mentre va su una strada, c'è un punto che mi ricordo molto bene, in cui passa un motorino, come diceva la Franca, lei si nasconde un po' vicino, mi pare sia una chiesa, non so, Sì, una e chiesa. che lei lì a un certo punto il motorino passa, poi lei riprende la strada. Poi viene ripresa sotto una strada che quella sera, prima che la trovassero, no, qualche, la settimana prima che la trovassero, pioveva dirotto e c'erano le telecamere di chi l'ha visto. Lei si vede che va e va verso appunto questa porticina, verso questo campo, no? Ora Sì, io mi sì. chiedo, da lì per tornare in paese sarebbe dovuta ripassare dalle telecamere o poteva fare un giro più largo? Non so se mi sono spiegato. Beh, spero di sì. Io che io sappia, oltre quelle telecamere, poi non ce ne sono altre, però ovviamente ci sono sempre poi le telecamere magari di qualche casa privata. Però in fin dei conti lei si ritrovava un po' smarrita, si vede dalle telecamere che è smarrita, prima imbocca un vicolo, poi ritorna indietro, si guarda ancora intorno, attraversa e prende quella strada. E secondo me quella poi è stata la sua destinazione finale, perché la cercavano un po' ovunque, anche in luoghi improbabili, però la soluzione più semplice, come nella maggior parte dei casi, è proprio quella di cercare in un punto fisso, ad esempio in questo caso è la macchina. Noi sappiamo che lei è arrivata lì e da lì bisogna far partire a raggiera poi tutte le ricerche, bisogna vedere i video. Io credo che comunque lei non si sia allontanata molto di lì. E ripeto, io ovviamente le telecamere riprendono l'Antonella Di Massa, non credo assolutamente in una sostituzione di persona. Questo è un caso totalmente diverso da quello citato, e per cui ci troviamo di fronte a una persona che è stata vista anche da più di un testimone. Quindi Ischia poi non è un'isola come la Sardegna oppure come la Sicilia, è un'isola, è una piccola realtà, si conoscono un po' tutti. Tant'è vero che un paio di persone la vedono e l'hanno riconosciuta anche dalle foto, però si nascondeva, si fuggiva, non si voleva far vedere, anche perché ha capito che la stavano cercando. E come è chiaro che è stata fatta la denuncia il 17 febbraio e in serata sono partite le ricerche che sono partite subito in serata, il giorno dopo hanno trovato l'auto e hanno visionato le telecamere che, ripeto, sono poche perché non è poi una zona molto videosorvegliata quella. Poi con i cani molecolari sono andata anche in zona Panzano. Io vi ricordo che su Ischia ci sono anche delle parti montuose importanti. C'è il Monte Pomeo che raggiunge 789 metri di quota. Io ci sono stato con la moto, ho lasciato la moto a metà sui 350 metri perché non si può proseguire talmente che è zona proprio montuosa. E poi bisogna proseguire a piedi fino alla cima e è un territorio molto frastagliato, ci sono anche gole, burroni, baratri, insomma. E poi c'è il Monte Panza,
e poi c'è anche Pizzi Bianchi, che è una formazione rocciosa dove ci sono molte cavità. È un tufo bianco molto bello da vedere, hanno anche lì con i droni hanno perlustrata la zona, perché lì veramente è difficile da camminare e quindi ci vuole una ripresa aerea per avere chiaro tutto, e non hanno trovato nulla. In realtà bisogna dire che Antonella Di Massa era una donna che soffriva di vertigini, ce l'ha detto la figlia, quindi molto difficilmente si sarebbe avventurata in questi posti, e quindi bisogna fare in questi casi anche un po' una veloce analisi psicologica del soggetto che si cerca, perché sicuramente anche se una persona ha deciso di farla finita, ma va in luoghi dove sono per lei rassicuranti. Molto spesso si dice: è impossibile che si è suicidata così lontano da casa, è impossibile che si è suicidata qui, che si è suicidata lì. Però in questi casi noi abbiamo visto che a volte si usa anche i metodi più bizzarri per suicidarsi, e questo ce lo dicono le statistiche, non lo dico io. Quindi per fare un'analisi attenta bisogna anche studiare le statistiche, e le statistiche ci dicono che molto spesso chi si suicidia lo fa in situazioni quasi impensabili. Magari si è prenotato pochi giorni fa, si è prenotato un viaggio, il giorno dopo ci si suicida, è incredibile. Oppure che si doveva fare un qualcosa di importante, eppure si tolgono la vita, e lo fanno poi in posti, ad esempio nel caso, ripeto, di Beppe Ghilardini della fonderia Bozzoli, addirittura va in un bosco a 120 km di distanza, e aveva fucili, pistole, perché era un cacciatore, però dove si suicida? Con una cappa sulla di cianuro in un bosco. Ecco, questo per dirvi un po' le statistiche, sono importanti studiare anche altri casi. Noi abbiamo, e nessuno può negarlo, che questo caso presenta delle analogie con il caso di Liliana Resinovic, che a questo video è anche dedicato il caso di Liliana Resinovic, che nessuno può negare che ci sono delle analogie. Ovviamente la Liliana Resinovic è stato 21 giorni, diciamo, che è sparita per 21 giorni e poi è stata trovata il 5 gennaio del 2022. Qua ci troviamo di fronte a un caso di 11 giorni. Beh, io credo che in 11 giorni non sia un problema alimentarsi, non è stato un problema alimentarsi per la signora Antonella Di Massa. Perché? Perché sempre ascoltando la famiglia, noi sappiamo che questa donna mangiava pochissimo, era abituata ad assumere pochissime calorie al giorno e seguiva una dieta molto ristretta, per cui secondo me, anche conoscendo il territorio ischitano, diciamo che già andando in giro in questi luoghi rurali di campagna c'è l'aranceto, il limoneto, magari aveva qualche banana anche con sé, mi sembra di aver capito, qualche verdura, ma si trova qualcosa all'acqua, poi non c'è un problema, ci sono tante fonti, tante fontane dove si poter dissetare. Secondo me 10-11 giorni sono compatibili, poi ce lo dirà anche l'autopsia, il contenuto gastrico, questo è importantissimo, ma non è un problema alimentarsi. A mio avviso, con sé abbiamo visto che aveva qualcosa. Questa signora molto probabilmente ha fatto una spesa. Anche questo bisognerebbe studiare, ma lo faranno sicuramente, l'avranno già fatto, l'itinerario. Perché quel telefono è vero che è stato abbandonato, però nel frattempo un itinerario l'ha fatto. Quindi bisogna vedere un po' se ha comprato e cosa ha comprato e dove ha comprato qualcosa. Di sicuro è passato da un erbivendolo, ha comprato delle banane e anche qualcos'altro. Quindi non è un problema, specialmente per una signora abituata come Antonella Di Massa a mangiare pochissimo. E bisogna comunque fare anche una critica. Io non voglio, diciamo, ovviamente non voglio puntare il dito su nessuno, ma qua ci ritroviamo di nuovo di fronte a un caso dove le squadre in buona sostanza di ricerca hanno fallito. Hanno fallito perché, a mio avviso, l'ho detto anche in un mio video, ci sono tante brave persone, volontari, persone molto volenterose, con tanta voglia di fare anche nell'ambito privato dei volontari, però ci vorrebbe una buona
gestione, una buona direzione, un buon coordinamento che a volte manca, manca anche la collaborazione tra i vari enti, polizia, carabinieri, siamo abituati che a volte c'è un difetto di comunicazione, di coordinamento, questo è fallimentare in questi casi qua, perché il punto fermo è il coordinamento nelle squadre di ricerca e soprattutto il metodo, perché tu puoi avere anche 1.500 persone impegnate in una ricerca, ma se sono mal coordinati e non seguono un metodo, faranno un buco nell'acqua. L'abbiamo visto con Igor il fuggitivo, quel famoso serial killer che fuggiva nelle campagne, non so di quale regione, mi sono dimenticato, 1.200 carabinieri che lo cercavano e fu trovato poi in Spagna, lo arrestarono in Spagna. E quindi questo è un esempio per far capire che a volte bisogna organizzarsi bene nelle ricerche. Molto spesso le persone scomparse vengono trovate per caso, per puro caso. E quindi anche qui abbiamo una troupe di giornalisti, di chi l'ha visto, Marco Monti e Francesco Paolo Del Re, che hanno fatto invece, hanno applicato una logica, cioè loro sono stati proprio mirati e dopo poche ore l'hanno trovata, insomma. Quindi è vero che bisogna dire, a difesa anche comunque delle persone che hanno detto ma io ci sono stato lì, ho visto, non c'era, è possibile, perché io credo che questa signora andava un po' a nascondersi, quindi era errante, non era fissa, non è che qualcuno è ancora convinta che il morto è 17, non è possibile, perché se un corpo, un medico, anche se non è un medico legale, è un medico anche di famiglia, per dire, ma è pur sempre un medico, se il corpo è in rigor mortis, come lo era Liliana, non ci scappa, il dato scientifico e non si può superare, se quel corpo era in uno stato di buona conservazione, era in rigor mortis, 24, massimo 48 ore, ma se dicono 24 ore perché molto probabilmente era in ottimo stato di conservazione. Poi anche in questo caso c'è un'analogia con la signora Liliana, ecchimosi mi sembra sulla parte dei zigomi. Bisogna dire che quando si è in uno stato così agitato e così particolare è possibile prendere delle cadute. In alcuni casi di suicidio, e questo è bene saperlo, le persone tentano anche di autolesionarsi. È già capitato che molto spesso fanno delle prove, anche quando troviamo persone che magari si tagliano le vene, scusate, diciamo la spiegazione un po' cruda, però molto spesso fanno dei saggi, si lesionano altre parti del corpo, non è questo caso qui, però molto spesso questa agitazione mentale e comportamentale può provocare delle cadute accidentali, possono sbattere contro qualche ostacolo oppure magari contro un albero, è molto probabile perché si trovano, come abbiamo visto anche nel caso di Antonella Di Massa, un po' smarriti. Quindi io non posso escludere che queste ecchimosi se le è provocate da sola, facendo anche magari qualche incidente, piccolo incidente, escludo che sia stata picchiata. Poi comunque verrà fatto anche un'analisi di tracce di DNA, quindi se c'è stata una difesa, che questo è importante, se io ricevo un colpo automaticamente posso tentare una difesa, quindi anche sulle mani, soprattutto sulle mani, verranno fatti dei tamponi, quindi saranno molto importanti questi tipi di analisi qua. Ok, ti do di nuovo il microfono, Angelo. No, non ti sento. No, senti. Allora io in realtà volevo fare un piccolo appunto ai nostri cari amici telespettatori, cioè noi siamo qui che stiamo cercando di spiegare un po' le cose su Antonella
di massa e loro bellamente si fanno gli affari loro parlando di altre cose. Quindi io ve lo dico, da domenica prossima la chat sarà a pagamento, almeno se volete venire a parlare di altre cose pagate 0,99, ci offrite il caffè e parlate di tutto quello che vi pare. E quindi noi ora possiamo continuare a parlare di massa. Io in realtà volevo chiederti, farti una domanda, se Franca mi permette. Allora, tu hai fatto l'ipotesi che questa signora l'hai chiamato erbivendolo, ma insomma presumo tu parlassi di un fruttivendolo, insomma, sì, sì, sì. Oggi è un negozio che vende verdura, insomma. Scusami, ma se fosse andato a comprare della verdura da qualcuno, questa persona non avrebbe testimoniato, o c'è e io non lo so? No, sicuramente c'è, perché questa signora sicuramente avrà comprato qualcosa, perché io ho sentito parlare, e magari avranno trovato qualche traccia, non lo so, ho sentito parlare di banane, non so se voi avete sentito questa busta della spesa con della frutta dentro, io dico banane perché ho sentito banane, ma magari c'era anche qualcos'altro, sicuramente da qualche parte l'ha presa, insomma, questi prodotti, quindi è sicuro che questa signora sia andata a fare un po' di spesa, però non è tornata più a casa. Io volevo anche, io mi dispiace, magari sono io noioso, per questo i spettatori si dedicano a altro, mi dispiace, no, spettatori, spettatrici... No, no, no. mi sento in colpa. Comunque io continuo con la mia con la mia analisi, che stavo dicendo. Allora, sicuramente questa signora ha fatto un percorso, quindi bisogna rintracciare, lo si può fare facilmente, questo anche col GPS, no? Ogni telefono ormai siamo abituati, i nostri telefoni hanno il GPS, anche i sistemi di navigazione dell'autovettura possiede un GPS. Quindi molto facilmente questo dato verrà chiarito e quindi si potrà risalire. Poi, per quanto riguarda come si è alimentata, o magari che sia stata pure ospitata da qualcuno, perché magari in questi 10 giorni qualche contatto l'ha avuto. Però ripeto, l'abbiamo visto pure con il caso di Liliana Resinovic. Adesso molti mi odieranno, sarò preso un po' in antipatia, però le procure poi alla fine sono anche fredde nella loro analisi. Se non c'è reato, per loro non conta poi sapere dove è stata veramente la signora Antonella, come hanno messo nero su bianco per Liliana Resinovic. Hanno detto: a noi è un suicidio, non è un reato, non ci interessa dove è stata. Questo è stato messo nero su bianco e non lo sto dicendo io. Potrebbe capitare anche per il caso Antonella Di Massa, perché poi il ragionamento è uguale, la legge è uguale, insomma. Invece, se ci fosse poi la prova o qualche elemento che ci potrebbe portare a un'istigazione, allora la storia cambia, e non di molto, perché l'istigazione al suicidio è un delitto, cioè un reato molto grave. Gravissimo. E quindi, se ci fosse nella perizia informatica dei contatti ripetuti, abituali, prolungati con una singola persona, bisognerà indagare su questa persona. Quindi certamente siamo in una fase ancora molto iniziale, quindi non è ancora, bisogna stabilire molte cose. Questo è quanto. Poi le prove sono quasi certe che se hanno restituito il corpo così velocemente, magari avranno già dei punti fermi. Bisogna chiarire l'istigazione, ma come ha detto Angelo, è un reato molto difficile da provare, l'istigazione, non è facile. Anche nel caso di Liliana Resinovic si pensa questo. Io sono quasi convinto, anche io mi sono convinto per Liliana Resinovic, che ci sia stata un'istigazione al suicidio, ma chi e come e quando, anche lì dopo 2 anni e 6 mesi quasi, non sappiamo ancora come, quando, perché e chi. E quindi anche per il caso Antonella Di Massa non sarà veloce la cosa, tranne che non ci sarà poi qualcosa che... Anche a volte anche questione di fortuna. Sì, sono stati Francesco Paolo Del Re e il suo collega sono stati molto fortunati, perché, come hai detto tu, se la signora
fosse stata errante, e sicuramente lo era, perché comunque si muoveva perché c'erano passate già con i cani, con le ricerche, e lì è stato una sorta di ritrovamento fortuito, perché loro hanno fatto semplicemente quella strada e sono andati di logica, no? Hanno ragionato un po', hanno fatto un po' di ragionamento logico e sono andati lì e l'hanno trovato. Ma prima non c'era, cioè il giorno prima non c'era, quindi si presume che questa donna fosse stata viva, se no allora qui si torna al solito discorso che si fa sempre: qualcuno l'ha ammazzata, l'ha presa e l'ha portata là, e si comincia ad andare un po' sul complottista di quello proprio pesante, e non vorrei che arrivassimo fino a questo punto. Credo che comunque, non sto incolpando il marito, non sto incolpando i figli, ma credo la signora, ma mi pare che l'abbia detto il marito una sera, che c'erano delle scaramucce, no, un po' in casa, e magari per una persona che, ripeto, ha un po' di depressione, anche perché è un argomento che sto studiando ultimamente, quindi quando si ha un po' di depressione le cose piccole ci sembrano dei muri invalicabili, quando poi in realtà la realtà dei fatti è totalmente diversa. Scusate, quindi anch'io credo che lei si sia, poi c'è da capire come mai è andato a cercare proprio l'anticello, perché io come dire, modi per suicidarmi ne troverei parecchi, però proprio l'anticello non ci avrei mai pensato. Cioè, ora io non ho fatto ricerca su internet, non so se tra i primi risulta, cioè come ammazzarsi viene fuori l'anticello. Magari posso cercare sostanze velenose e quindi magari potrebbe venire fuori l'anticello. Però io una domanda ti volevo fare. Non voglio lasciare la parola fuori, la parola di Franca. Franca, se vuoi parlare... No, dai, tranquillo. Tu hai detto che ci sono alcuni centri che hanno, diciamo, l'antidoto, no, di questo... Sì. Ma si tratta di centri ospedalieri oppure sono centri specializzati? Che io come ho potuto capire sono dei centri specializzati, e a volte, diciamo, bisogna veramente fare una corsa contro il tempo, perché se non viene portato, è successo un paio di casi che io ho letto, se non viene portato un bambino, fortunatamente è stato salvato, se non viene portato in tempo i danni sono irreversibili, si va incontro alla morte sicura, quindi non si può fare più nulla poi, perché crea dei danni devastanti. L'antigelo, potete anche verificare voi stessi su un motore di ricerca, adesso mi sfugge la sostanza, però c'è una sostanza che porta a confusione, a disturbi gastrici ovviamente, ma poi si muore, insomma, non si torna, è irreversibile. Collassano gli organi, una cosa del genere, no? Sì, ma anche a livello, come ho potuto capire io, anche a livello cerebrale ha degli effetti devastanti. Per cui se non si interviene subito se ne esce quantomeno male, molto male, con danni irreversibili, ma comunque si va incontro alla morte, sicuramente. E quindi può essere, anche solo... può essere, dimmi. Che le ferite che ha in viso magari si è dimenata una volta preso, può essere, ecco perché bisogna vedere, ma anche prima che assumesse la sostanza, perché molto spesso si gira in stato confusionale. Qualcuno dice perché quella zona, ho sentito dire, allora bisogna dire che Antonella Di Massa, come ha detto Franca, faceva molte attività, era molto attiva nella parrocchia, era nel coro come volontaria, faceva la corista nella parrocchia e prese parte a un evento che si tenne proprio in quella zona di Succhivo. Dovete tenere presente che molte persone, prima di fare gesti del genere, preventivano i luoghi, i momenti e come farlo. Cioè, molto spesso si fa tutto un progetto mentale. Per cui non posso escludere che durante quell'evento a cui ha partecipato di recente possa aver messo, magari ha individuato un posto, ha individuato una strada dove c'erano dei posti a lei congeniali per mettere in atto questo progetto drammatico, sconsiderato. E quindi sicuramente è andata lì non a caso. Sicuramente avrà, perché da casa Micciola Terme
io prendo la macchina e vado sul lato sud dell'isola, che è l'opposto. Poi, se voi prendete la mappa di Ischia, è proprio l'opposto. E magari lo ha fatto anche molto lentamente, perché ci ha messo un po' di tempo prima di arrivare a destinazione, e poi è andata lì, perché evidentemente già sapeva dove andare, già magari ha visto quel posto sicuramente, per cui le ricerche, diciamo che si sono un po' così fatte. Per carità, i mezzi sono stati messi a disposizione, anche i cani molecolari c'erano, e a un certo punto si sono fermati a Panza, tant'è vero che hanno un po' diciamo destabilizzato, ecco, molti ricercatori, perché si sono fermati lì e davano l'idea che magari Antonella fosse salito su un bus, su un'auto privata, per cui sappiamo bene che una volta che si sale su un mezzo i cani perdono la traccia, no? Perché poi ci si allontana e la traccia viene interrotta, per cui loro erano anche convinti che magari, infatti hanno fatto anche le ricerche presso diciamo i porti per verificare se magari fosse andata sulla terraferma, no? sul continente, però non ha dato esito. Lei in effetti era lì e per me non si è allontanata molto da quella strada lì. Via Caravana poi è una strada, io ho visto anche su Google Maps e su Google Earth, ho fatto proprio delle zoomate, delle ricerche, è una strada che poi porta, è una strada molto particolare, perché incontra vari poderi, vari proprietà terriere che hanno frutteti, aranceti, quindi c'è possibilità di imboscarsi, ecco, detto così, c'è la possibilità di nascondersi, poi ci sono degli anfratti, ecco, strada facendo, lo stesso posto dove è stata trovata, addirittura i due giornalisti dicono che comunque il corpo si vedeva già dalla strada, l'hanno detto loro, è vero che sono saliti poi, hanno fatto il giro e sono arrivati proprio vicino al corpo, però in effetti poi loro facendo poi la strada si vedeva il corpo. Caso strano, poi hanno smentito e poi hanno di nuovo confermato la presenza, e voi magari ne avete notizia, di dei sacchetti della spazzatura vicino al corpo. Prima hanno smentito, poi sembra che hanno confermato. Questo aggiungerebbe, certamente non l'hanno trovata insacchettata come Liliana, però è suggestivo che questa cosa sia stata trovata, questo sacchetto nero, questo elemento sia stato trovato pure vicino al cadavere di Antonella Di Massa. Un'altra cosa volevo aggiungere, molto importante, che fa riferimento sempre alle analogie tra il caso di Liliana e il caso di Antonella Di Massa. Io non escludo che questa persona stesse vivendo, come ho detto, un periodo di depressione. Molto spesso queste persone depresse, che hanno conflitti in famiglia, che hanno pensieri un po' brutti che passano per la testa, tramite la televisione, tramite i giornali, si innamorano magari di persone scomparse, magari si immedesimano. Magari questa signora, ce lo può dire solo la famiglia, magari era una che ha seguito molto il caso di Liliana, magari l'ha seguito in modo molto attento, si è immedesimata in questa signora, magari ha provato empatia. E secondo uno studio, in questi casi dove la persona è un po' debole psicologicamente, prova empatia presso un caso simile, molto spesso c'è l'emulazione. Molto spesso si va incontro a emulazione, provando empatia per altre persone che secondo loro rispecchiano un po' la loro vita, no? Oppure casi simili. Quindi io non escludo che pure questa signora abbia un po' anche emulato il caso Liliana Resinovic. Questo è interessante come cosa, perché l'emulazione è una realtà, sono stati fatti degli studi e ci sono anche in questo caso delle statistiche, che molto spesso succede che queste persone provano empatia, sono depresse e poi alla fine purtroppo imitano altri casi. Questa era la mia riflessione, credo che sia interessante, poi ti do di nuovo il microfono, Angelo. Ma allora, in realtà è interessante anche una cosa che avevo sentito dire anch'io, ma che questa M. Fra, non so se è un uomo o se è una donna, mi perdonerà, però M. Fra fa presente una cosa, che lei
era andata a comprare le banane e aveva detto di non volerle, scusate, macchiate perché sennò le figlie non le avrebbero mangiate. Quindi voleva banane piuttosto, non dico acerbe, ma insomma piuttosto fresche, no? Sotto l'aspetto della maturità. E quindi questa cosa, come dire, lascia anche pensare, due sono le cose, o che lei avesse già deciso di andare via, quindi le banane le prendo e come dire, tra virgolette, verdi e mi durano nel tempo, oppure io voglio portare le banane a mia figlia e quindi in quel momento non aveva ancora deciso di suicidarsi. No? Sbaglio? Io dico di no. Vabbè, no, no, ma io faccio presente anche questa ipotesi, insomma, non c'è mica. Sì, certo. Nessuno dei due ha ragione, cioè, abbiamo No, ragione no. tutti e due, abbiamo ragione, siamo intorno. Però è interessante quello. Ah, sono una sera donna, scusami, ti chiedo perdono, Francesca. Per Ecco, ma quanto dimmi. riguarda il sacco, scusami Angelo, le mie fonti mi dicono che c'è un solo sacco della spazzatura nero ed è in parte sotto il corpo e in parte sopra il corpo. Ora non so se dalla parte della testa o dalla parte dei piedi. Queste dicono le mie fonti, ma non ne ho Quindi conferma. un sacchetto c'è. Sì. Poi io per quanto riguarda il filo, a me mi sa che è un filo elettrico riconducibile a un elettrodomestico di casa di Massa, che sarebbe, mi sembra, uno scaldaletto o qualcosa simile. Ecco, però pare che quel filo facesse parte della dotazione che hanno a casa di un elettrodomestico, quindi sicuramente, molto probabilmente l'aveva preso da casa. Adesso la funzione di questo filo non si capisce. Non escludo che lei abbia tentato pure, adesso bisogna anche valutare la lunghezza di questo filo. Non escludo che abbia anche provato a così di strangolarsi, non lo so, magari voleva assicurarlo a un tronco, chissà. Però magari qualche prova l'ha fatta prima di decidere come suicidarsi, insomma, perché che senso ha? Che senso ha mettersi questo filo attorno al collo? Questa è la mia osservazione. Che Ricorda un dici, po' Fra? il filo lasso di Liliana ancora. Io ho avuto modo di vederlo, ho avuto modo di vederlo, e lasso, cioè io l'ho visto non strettissimo, però normale. In ogni caso, anche in noi c'era un doppio nodo. Ma nodi normalissimi, perché anche su questo hanno fatto dei voli pindarici, un nodo particolare che solo una categoria di persone fa, a me non mi è sembrato comunque, Un molto nodo dietro spesso. l'altro, sono due nodi, prima uno Esatto. e l'altro, Sì, niente ma un di particolare. doppio nodo, vogliamo dire un doppio nodo, quello che faccio pure io sempre, insomma, non ho fatto nessun corso particolare, insomma. E quindi niente, poi bisogna pure vedere, questo però è una mia ipotesi, magari questa signora tra le tante attività, magari ha fatto anche un'attività da giovane, magari ha fatto un'attività di Boy Scout, quindi abituata magari alla sopravvivenza. Ho conosciuto delle persone che hanno fatto attività di Boy Scout e magari hanno particolare praticità nel imboscarsi, sopravvivenze in modo così improvvisato. Bisogna vedere, bisogna entrare un po' nella psicologia di questa persona, ma soprattutto è la famiglia che può dare un aiuto particolare per capire un po' questo caso. Questo è sicuro. Perfetto, bene, allora ragazzi, mi sa che è già passato 1 ora e 2 minuti, quindi io farei così, se non ci sono altre domande mi dedicherei ora a parlare di Liliana Desinovic, ma soprattutto di questa nuova tesi, io non ho ancora parlato, ho fatto solo un breve short, però ci sono delle analogie che vorrei analizzare insieme a voi su questa nuova, diciamo, testimonianza. Che dal mio punto di vista è ben spiegabile perché io e Frank abbiamo fatto 1000 ipotesi, ma poi alla fine siamo arrivati a una sola conclusione che poi vi andremo a esplicare. Bene, allora te lo chiedo subito a te, se vuole parlare Frank, parla, se no faccio domande io a No, Giuseppe. vai, vai, vai. Allora, Giuseppe, tu allora, che cosa ne pensi di questa nuova testimonianza uscita, diciamo, a distanza di 2 anni e mezzo?
Allora, sì, io. navigatrice, naturalmente, eh. Sì. Io ho fatto anche delle mie ricerche personali, ovviamente, mi sono dato da fare per conto mio, e come faccio al solito, e ho sentito la notizia, come tutti voi seguite le trasmissioni, anch'io ho seguito la cosa, chi l'ha visto, e sono rimasto molto perplesso. Perché? Perché già sappiamo che le testimonianze sono da farsi in maniera più veloce possibile. Dopo 2 anni e 4 mesi fai rendi una testimonianza, ma non vai in procura. Contatti, mi sembra Sergio, tramite Messenger, correggetemi se sbaglio, e poi ovviamente bisogna dire che Sergio si è arrabbiato un pochettino, dice adesso ti fai sentire, insomma ha fatto una critica un po' cioè, insomma, a modo suo. E dopodiché ha passato tutto al suo avvocato, giustamente, ha fatto bene. L'avvocato ha raccolto Non tutto quello ha che tutti i torti, eh. Non ha doveva. tutti i Sì, torti. non ha. Ma infatti io sono perplesso. Ho detto per prima cosa, io rimango molto perplesso che dopo 2 anni e 4 mesi ti presenti e lo contatti su un social. Poi lui è stato a chiamare l'avvocato. E l'avvocato ha raccolto tutti i dati, ha messo su tutta la sua. Ha fatto. Ha raccolto la testimonianza e poi mi sembra che l'ha presentata in procura, è stata messa agli atti. La signora ci dice cose che secondo me sono di ordinaria amministrazione, perché l'unica, secondo me, una delle cose poco credibili, ecco, parliamo di cose poco credibili, che dice Sebastiano è quella che non litigava mai con la moglie. Io questo non ci posso credere. Non è normale, non è credibile, e secondo me è un qualcosa che dice lui, ma ogni coppia è in continuo, diciamo, ci possono essere dei contrasti di continuo, ovviamente, non c'è niente di male, è così. Per cui anche dopo tanti anni ci può stare ancora di più che si incontrano delle incomprensioni, ma sono superabili se poi la coppia veramente si vuole bene, vuole stare insieme. In questo caso qua abbiamo la testimonianza della persona che dice che un giorno li vede arrivare, lui subito è arrabbiato, scarica i pacchi dalla bicicletta, non l'ho mai capito questa cosa, perché poi si capisce che arrivano in macchina, lo vede arrabbiato con gli occhi fuori dalle orbite, che ordina alla moglie di portare i bagagli in camera, la moglie perde un po' di tempo, lui si arrabbia, gli lancia, c'è il lancio dello zaino, ragazzi, il lancio dello zaino, e poi va avanti, che poi gli assegna, in quel momento mi sembra che non avesse a disposizione una camera matrimoniale. Gli dà una camera con letti separati, Liliana è contenta, la chiama da parte, dice sì, anche la prossima volta vorrei camere separate. Beh, il fatto della camera separata, se è un discorso, un episodio che si presenta una sola volta, io ci posso anche credere, anche se è strano, perché se io prenoto una camera, dovrei avere la camera che ho prenotato, però ci sta, un episodio isolato, ci sta. Ci posso credere, ma che tutte le volte chiedesse se camere separate Liliana, io non ci credo, perché siamo di fronte a una coppia che pacificamente dorme in una camera da letto a casa uniti, perché ci sono coppie che magari coppie in crisi che hanno i letti separati, ce ne sono tanti di questi casi, ma non era il caso di Liliana e Sebastiano, è pacifico che dormivano insieme, sappiamo, abbiamo visto la camera da letto, è pacifico che dormivano insieme. Ed è pacifico che in altre strutture dormivano insieme, che si facciano vive anche le altre strutture, perché sarebbe utile sapere. E poi che senso ha una coppia in crisi che dorme insieme a casa e poi va a fare i weekend a dormire separati? Io non ci credo, insomma. Forse la signora intendeva dire solo in quel caso lì. Poi c'è la testimonianza che dice che è stato un incidente, che Sebastiano interrogato a telefono, interrogato tra virgolette. Posso interromperti un attimo? Scusami, abbi Vai, pazienza. vai. Io voglio chiedere una cosa. Allora, siccome allora, buon'anima Liliana, povera donna, allora, che Dio l'abbia in gloria, no? Donna riservata, donna molto
presumo anche molto credente, una classica persona per bene, no? Perché per me Liliana questo era. Allora, a prescindere poi da chi dice destra, che dice a destra, dice a manca, eccetera, eccetera. Dico, ma come, questa è andata a dire, cioè, talmente riservata, va a dire all'albergatrice, bene, perché noi siamo, io a questo non lo sopporto più. Poi, la cosa del... Cioè, sì, no, lei l'ha raccontato, almeno così ho capito io, se sbaglio. Sì, sì, ti confermo. E lei si è andata da questa tizia e gli abbia detto, guarda, da ora in poi, per favore, le camere daccele sempre separate, perché io lui non lo sopporto più. Però, sì, tornando al fatto che in casa dormivano insieme. E così dormivano insieme, giusto? Sì, poi sì. Esiste una telefonata di questa signora, giusto? Esatto. Ecco, ora poi arriviamo anche a quello, vai, prego. Continua. Sì, esiste una telefonata che praticamente lei fa due giorni dopo, io so che due giorni dopo, fa questa telefonata a Sebastiano, perché effettivamente bisogna dire che questa signora era un'amica, era diventata un'amica nel frattempo, cioè nel corso degli anni, dal 2017 al 2020 e 21, che erano diventati amici, quindi c'era una confidenza, bisogna dirlo questo. Quindi telefona e vuole sapere qualcosa, insomma, vuole sapere qualcosa. E insiste, io ho sentito questo particolare, ma Sebastiano, fai qualcosa, chiamala. Chiama, ma chi deve chiamare? I telefoni erano a casa, comunque. E poi a questo punto dice, ma che è successo? Che è successo? E lui dice, ma è stato un incidente. Però poi si corregge, dice, no, non so quello che dico, sono confuso, ho la testa che mi scoppia, non so quello che dico, questo è quello che testimonia. Sebastiano invece a quarto grado, mi sembra, sì, a quarto grado dice, no, ma io ho detto, forse è successo un incidente, chissà. Forse è sparita, è successo un incidente, chissà. Questo lui fa intendere. Adesso è un problema di interpretazione? È un problema che non si sono compresi? È un sottintendimento? Non si sa. Quindi bisogna capire anche un po' come ha interpretato questa cosa la signora. Poi dice, e poi qua passiamo sul fatto grave, si parla di minaccia. Perché poi successivamente, mi sembra a giugno, correggetemi se sbaglio, Sebastiano va lì di persona. E a questo punto la signora lo incalza, lo riempie di domande, vuole sapere, è molto insistente. A questo punto vediamo un Sebastiano che si arrabbia, si sposta, cerca di sfuggire, lei lo incalza. Bisogna pure vedere un po' il tipo di cose che ha detto, perché non bisogna minacciare, perché la minaccia è un reato, no? E mi sembra che è perseguibile d'ufficio, correggetemi, non lo so. Però la minaccia non bisogna minacciare, però bisogna pure vedere come è stato preso questo Sebastiano, magari era già stressato per conto suo, non si trovava la moglie, tutti lo accusavano, tutti puntavano il dito, magari non so come l'ha affrontato questa signora, non lo so, però fatto sta che dice che si è arrabbiato, a un certo momento ha dato anche ha percorso sul tavolo, a un certo punto dice tu non sai che io che cosa sono capace io, insomma, quando mi arrabbio posso fare tutto, insomma, cioè, secondo lei ha avuto paura, quel momento ha avuto paura, secondo lei era una minaccia, anche questo è stato messo a verbale, secondo me tutta questa testimonianza non conta nulla per la storia che noi stiamo attenzionando, anche la procura, questo fattore qua di questa testimonianza vale poco secondo me, poi ognuno farà il suo lavoro, faranno le loro ricerche, certo la minaccia è grave, se ci fosse bisognerebbe fare un confronto, la procura dovrebbe fare un confronto, perché insomma bisogna capire come sono andati i fatti, per me non farà neanche quello, ma è una mia idea. E rimane una mia idea, verrà messa lì agli atti e basta. Io sono convinto di questa cosa, infatti ne parlavamo con Franca giusto appunto, come dicevo prima, lui secondo me, tanto so che guarderà questa trasmissione a meno che non sia proprio già collegato, lui c'ha un difetto, a parte il fatto che veramente lui è come me, ogni tanto gli girano e ha gli scatti di ira, ma ciò con quelli non con questo è un killer, va bene, ecco, diciamoci le cose come stanno esattamente,
perché sennò sarebbero tutti killer d'Italia, o quasi, no? Tipo il film Un giorno di ordinaria follia, l'avete visto? Sì, in questo senso, la relazione comincia a sparare a destra e a sinistra. C'è da dire anche questo, cioè lui, come abbiamo detto io e Franca, non si sa spiegare. Lui non si sa spiegare, non è che lui non voleva dire, dal mio punto di vista, è stato un incidente. Lui voleva dire, secondo me, potrebbe essere stato anche un incidente. Sì, no, come hai detto tu, sì, no, no. Quindi è un problema di comprensione. Cioè, ragazzi, bisogna essere precisi. Lui non, secondo me, tante volte sembra che dice una cosa diversa da quello che vuol dire perché non si sa spiegare, punto. Non perché, cioè, dal mio punto di vista, poi io gliel'ho detto anche a lui e l'ho sentito anche l'altro giorno e mi ha detto, io lo so che te a me non mi regali niente. No, non gli regalo nulla. Quando ci sarà da dire qualcosa, che sarà sugli atti piuttosto sui vari organi di informazione, io sarò il primo a dirlo contro di lui. Al momento contro di lui c'è quelle cose che dice lui, e un po' l'età, penso a dire, Sebastiano, un po' da dirlo, un po' l'età, un po' che secondo me non si sta a spiegare perché a Trieste parlano il triestino e ormai mia moglie sono 25 anni che ha parlato, quindi ha preso la cadenza toscana. Però tante volte non ci si riesce a spiegare e l'interlocutore capisce una cosa per un'altra. Secondo me è così, nel senso, non può andare a dire a una signora, poi lei avrà sicuramente testimoniato in buona fede, cioè è stato un incidente, come del tipo io ero presente, però è stato un incidente. E io tutta sta furbizia di andare a raccontare a destra e a sinistra non ce la vedo, però il mio parere conta quanto il vostro. Sì, sono Prego. D'accordo. Anche quando parla di suicidio o di omicidio, lui fa delle ipotesi, solo non riesce a spiegarsi e quindi sembra come che ha sposato una tesi. In realtà no, lui fa delle ipotesi, un po' come dire al vento, no? Una volta è suicidio, una volta è omicidio, incidente, che poi incidente, ripeto, chiunque avesse provocato un incidente chiamava i soccorsi e si sarebbe tolto da ogni impiccio. Tant'è vero che è un problema di comunicazione, perché anche la signora, l'albergatrice, commette un errore che è sicuramente un difetto di esposizione. Lei dice che Sebastiano era andato a riconoscere il corpo di Liliana e che gli aveva detto che lei era morta serena, che era bellissima ed era morta serena. Ora, sappiamo tutti che nessuno ha fatto il riconoscimento della salma, ma bensì ai familiari sono state date delle foto. Sapete perché? L'ho scoperto io. Qual è la ragione? Che ce lo siamo chiesti tutti. Ma io infatti questo è un quesito che io ho sollevato quando era presente anche Covalero. Ti ricordi? Mm-hmm. Sì. Allora, Covalero, Sergio, Silvia, nessuno sa darsi una spiegazione. Io l'ho scoperta la spiegazione ed è molto 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 semplice. In quel periodo Trieste era zona arancione e tutti quelli che morivano in incidenti non venivano fatti vedere ai parenti. Questa è la spiegazione che mi è stata data da personale competente. Poi la famosa zona recintata, voi l'avete saputa questa notizia? Quella famosa zona, quella famosa zona recintata, no, quella famosa zona recintata che ci hanno proposto come quello del ritrovamento, quella zona recintata era recintata già da molto tempo, non l'hanno recintata per Liliana. Quella zona era una zona dove gli alberi stavano collassando, quindi i vigili del fuoco hanno, per una ragione di sicurezza, delimitato quella zona per avvertire che c'era un pericolo, ma non c'entra nulla con il ritrovamento di Liliana. Quindi questa cosa qua me l'hanno chiarita, io avevo sollevato questo enigma. Poi, parlando con persone sia del posto ma con persone che sapevano tutto, nessuno sapeva questa cosa, ma neanche i familiari. Per televisione hanno fatto capire perché non ho visto mia sorella, perché non ho visto mia moglie, ma nessuno vedeva i parenti in quel periodo, perché poi subito dopo è diventato la cosa è cambiata.
però c'è sempre una spiegazione semplice a ogni cosa. Io avevo pensato che forse una volta che hanno mosso il cadavere, magari Liliana aveva tirato fuori dei flu, scusate il termine, dei fluidi, e quindi hanno preferito non far vedere ai familiari. No, ma si poteva ovviare qua, si poteva sistemare la cosa e renderla presentabile. D'altronde il periodo è un periodo particolare che noi a volte ci dimentichiamo, ma quello era un periodo particolare. Molte persone non hanno visto i propri cari, non hanno visto più i propri cari, l'hanno visti direttamente chiusi, zincati praticamente. E quindi c'è questa spiegazione che praticamente mi hanno dato, ma la cosa particolare è che ci propinano questa zona delimitata come zona dove è stato messo il cadavere, ma non c'entra nulla, era una zona pericolosa con gli alberi che stavano un po' collassando e l'hanno recintata per non creare problemi. Quindi poi Covalero lo ha messo stesso lui, lo ha detto lui, li ha rimossi quei nastri, li ha tolti proprio. Ma anche lui non sapeva questa cosa. Infatti spero che stia sentendo in questo momento. Quei nastri non c'entrano niente con Liliana, erano già lì da molto tempo. Chi è che ci ha propinato la storia? Ma anche i giornalisti, hanno fatto le foto, è diventato un simbolo quegli alberi lì, che lì c'era... era stata portata, poi abbiamo saputo successivamente che l'hanno portata lì, ma non l'hanno portata lì, l'hanno portata a pochi metri più in là il corpo. No, ma infatti, cioè, quindi perché ci hanno propinato una bischierata? E lì ci potrebbe essere anche una strategia investigativa che poi ho ipotizzato, ma... Sì, lo so, ma l'avevi parlato questa cosa. Sì, ho ipotizzato, ma non, l'ho buttata lì, ma ci potrebbe essere, perché comunque... comunque il corpo poi è stato spostato e si continua a dire in posizione fetale, non era in posizione fetale Liliana non era in posizione fetale, quindi anche questo è stato dato a questa notizia che poi è diventata verità, perché in questa storia si ripetono delle cose a tamburo battente che poi diventano delle verità. Anche sugli atti molto spesso si leggono delle cose che in televisione dicono diversamente, poi vai a trovare le cose diversamente dette agli inquirenti, quindi anche questo è un problema. In televisione vediamo cose che non sono riscontrabili agli atti, questo è per dire una parentesi, la chiudo subito. Prego, Franca. Vai, Franca. Io ritengo questo, che ormai come sta andando tutta l'inchiesta, secondo me l'unica cosa che possa far cambiare la vicenda è la relazione che farà la dottoressa Cattaneo. Se la dottoressa Cattaneo scoprirà qualcosa di eclatante che porta all'omicidio o a un'istigazione, non so, allora tutto cambia. Ma le notizie che abbiamo fino adesso, queste sono, mi sembra proprio che sia proprio il circolo mediatico che abbia creato un caso che in realtà probabilmente non è così misterioso. Se noi seguiamo i risultati della scientifica, dell'analisi biologica, di tutto quello che è stato fatto, c'è ben poco di misterioso. Ecco, sarebbe interessante capire dove è stata Liliana in quei giorni, questo sarebbe interessante. Allora c'è un'affermazione che fanno in chat, vi prego, perché ho visto che cominciate a dire parolacce a destra e manca, di mantenere un atteggiamento decoroso, altrimenti ci sono molti moderatori, ci sono pure io, e vi banno, va bene? Anzi, vi bannerò futuro se continuerete a fare i mischeri. Domanda, un'affermazione anzi di Hello Kitty. La zona recintata non è stata fatta a causa degli alberi, le persone che non venivano viste erano le persone decedute per Covid, ecco, questo lo sapevo anch'io, ecco, io avevo questo sentore. A chi dà
A chi dà queste notizie inesistenti al signor Capozzo? Cioè, ti sta dicendo chi è che ti dice, che ti racconta queste bischialate? No, allora, la persona è abbastanza, diciamo, credibile e fonte sicura, però non è vero. Io ho saputo anche di altri casi che non sono morte per Covid e le persone non hanno potuto vedere i propri cari. Non è sempre così, perché poi c'è sempre il sospetto, la prevenzione, insomma... Gli alberi poi io sono sicuro che erano lì, già erano recintati. Quando è stata trovata Liliana, gli alberi già erano recintati da tempo. Se poi lo vogliono contestare, lo contestano. Io non ho nessun interesse a dire cose che non sono vere. Per quanto riguarda gli alberi, la notizia c'è, insomma, si può riscontrare magari sulle foto, già c'erano i nastri, ma già erano lì presenti da un po' di tempo. Per il Covid, io vabbè, a questo punto potrei anche alzare le mani, non lo so, se qualcuno ha notizie, ci deve essere un perché non hanno fatto vedere il corpo ai familiari, non possiamo parlare di altro. Per me quello è il motivo, la persona che me l'ha detto, poi non c'è bisogno che devo citare la persona, però è una persona seria, insomma. Io lo so chi è. Ma d'altronde datemi voi una spiegazione. La spiegazione è questa, la più logica. È vero, di regola è quella la cosa, chi muore per Covid, però ci sono stati casi che magari hanno applicato un po' un metodo più rigido, hanno stretto un po' le maglie nel dubbio, no, è meglio evitare, perché magari il corpo emanava anche dei fluidi, come ha detto Franca, e magari era un periodo particolare, hanno deciso di blindare subito il corpo nel sacco, diciamo, salma, e no, hanno fatto le foto e hanno mostrato quelle. Io non vedo altra alternativa. Complottismi, io prima di parlare di complottismi, cioè, devo avere degli elementi ben robusti per parlare di... E poi, allora, anche questo caso, io ho visto Quarto Grado, ma... Si potrà ancora subire le affermazioni di Claudio Stelpin, che dice che gli inquirenti hanno travisato alcune cose, che ci sono persone che hanno paura di perdere il posto, ma l'ha detto Claudio, ma è possibile sentire ancora queste cose? Ma questa persona, nessuno prende qualche provvedimento, cioè io sento cose gravissime, altro che alberi e Covid, insomma, queste sono affermazioni che andrebbero approfondite da parte della procura, ma scherziamo. Allora io voglio fare una domanda, ma voi state nominando il signor CS, quindi presumo che state parlando di una persona in particolare, ma è in chat? Se è in chat, chi è? Perché se è in chat e vuole venire a parlare, io lo invito volentieri, anzi colgo l'occasione per invitare tutta la famiglia Resinovic a venire in questo canale a parlare con noi, perché noi non ci tiriamo indietro davanti a niente. Noi ci interessa sapere come sono state, come sono andate le cose realmente. Poi chiunque possa essere stato, se la Cattaneo ci dirà che è stato qualcuno, a noi non ci interessa. Noi gli sconti non ne facciamo a nessuno, per quanto noi possiamo lavorare a queste cose. Allora, vediamo un po'. No, ma la perizia Dimmi. C'era la domanda di M. Fra, che è interessante, Francesca, infatti volevo chiedere anch'io. C'è stato il generale Garofano che ha parlato di un esame particolare che si può fare, che è sperimentale, ma che è risultato abbastanza efficace per stabilire con precisione l'orario della morte della donna. Non so, perché io sono convinta che la procura, che Costantinides non ha sbagliato. Liliana è morta il 3-4 gennaio, però faceva riferimento a questo, l'ha chiesto anche Francesca, se esiste questo esame. Per me no. No? Allora può andare in modo un pochettino più preciso, ma all'ora della morte è impossibile calcolare adesso. Allora, che sia morta il 3-4-2, questo non si può... Questo dato non si può superare. Tutti coloro che dicono che è morta il 14 non sanno bene di cosa stanno parlando. Io non voglio insegnare niente a nessuno, però anche abbiamo sentito anche molto spesso la dottoressa Bruzzone, che fortunatamente è da un po' che ha letto le carte e ha un po' corretto il tiro, perché prima, scusate, ma prima io non riuscivo proprio a sentirla, una professionista.
fortunatamente ha letto le carte e si è convinta anche lei, adesso infatti è in contrasto con molte persone, non voglio dire chi, ma è in contrasto con qualche persona su questa cosa, ma si è convinta anche lei da buona criminologa che questo dato è incontrovertibile. È inutile dire morta il 14, è stata nel congelatore, nel pozzetto, sono cose che non esistono, non esistono. Ce lo dirà, lo confermerà anche la dottoressa Cattaneo, ma la dottoressa Cattaneo quello che potrà dire è stata congelata? No, è stato omicidio? No, si è suicidata? Sì, ma non ci potrà dire se è stata un'istigazione al suicidio. Questo dato non esce dall'analisi della dottoressa Cattaneo, non ci può dire chi. Questo dato è un dato investigativo, non ce lo può dire la dottoressa Cattaneo. La dottoressa Cattaneo ci dirà se ci sono lesioni che non sono state viste, se ci sono segni che non sono stati visti prima, omicidio magari perché è stata strangolata, ma anche quello ormai è certo che non è stata strangolata. Ci potrà dire, facendo l'esame dell'enzima, se è stata congelata, se è stata messa in un frigorifero a temperature bassissime, questo sì, ma del resto poi, secondo me, i 24 punti già sono stati confermati, verrà confermato anche il 25° punto. Ah, è questione di giorni. Poi magari loro potranno continuare le loro ricerche, magari assumendo un investigatore privato, come disse giustamente, lo ha detto Claudio Steppini in televisione, non sto inventando niente, vuole vendersi la casa, vuole assumere l'investigatore privato, possono farlo perché è un loro diritto, chiunque lo può fare. Ma la storia si conclude qua. Stavo cercando... L'unico prego. Che può cambiare le cose è la relazione della dottoressa, basta, nient'altro. Se trova qualcosa di particolare, di particolarmente importante. Bah, sì, ma non ci dirà chi... Sì. Sì, comunque io ho una convinzione, io ho approfondito molto questa storia nell'ultimo periodo, ovviamente c'è da dire che Liliana è stata in qualche appartamento, questo vedo anche dal tossicologico che ho letto, che aveva tracce di integratori vitaminici, aveva traccia di aspirina, era ben nutrita, era pulita, era anche rasata, non depilata, e poi era pulita, aveva fatto colazione, il contenuto gastrico, quello l'ho nominato anche per il caso di Antonella Di Massa, è importante, questa persona ha fatto colazione con le cose che abitualmente prendeva, l'uvetta, il caffè, magari anche un po' di panettone, chissà. Però è evidente che il caso di Liliana è più chiaro per adesso, perché sicuramente è stata in qualche appartamento, magari qualche appartamento dove lei aveva disponibilità anche delle chiavi, magari gliel'hanno messo a disposizione, in un periodo dove magari non c'era nessuno, chissà, e sono sicuro che Liliana era lì nei paraggi, l'appartamento non era in Slovenia, in Croazia, no, era lì, a pochi chilometri, era lì, infatti Liliana è stata avvistata anche e sono sicuro che aveva anche dei contatti. Senti, posso dire una cosa? Allora mi metto in primo piano. Allora, ho visto che qualcuno in chat, secondo me voi avete lì svarione, no? State dicendo che Isa sarebbe un'altra persona, cioè un uomo. Io ho messaggi audio di Isa, quindi è una donna, ve lo posso assicurare. È una donna. Ti crediamo. Se Isa vuole, gli mando anche qualche suo vocale dove mi chiede come sto perché ero malato e mi dà anche delle cure alternative. Quindi state tranquilla. Isa CS è una donna a tutti gli effetti, a meno che non sia operato di un trans, la voce è da donna, la voce è da donna, quindi avete gli svarioni, prego. No, vabbè, io voglio sottolineare che queste sono mie ipotesi, però la logica ci dice che molto probabilmente Liliana era nei paraggi, dai, non era poi tanto lontana, e ovviamente si è potuta curare come poi magari
poi magari sicuramente era in uno stato di grande depressione, secondo me era depressa, e secondo me aveva anche molta paura Liliana in quel periodo. E le notizie sono state devastanti per lei, le notizie che poi, perché lei sicuramente ha seguito, e sicuramente gli hanno dato il colpo di grazia a tutto quello che sentiva. Quindi lei già aveva progettato magari qualcosa di brutto e l'ha messo in pratica. Questa è, secondo me. Fanno una domanda molto interessante. Sapete spiegarmi perché non ho preso la temperatura corporea? Allora, guarda, io sì. Sì, lo so anch'io, ma l'avevo letto sul faldone, ma sinceramente non me la ricordo. Ecco, ce lo puoi spiegare tu, per favore? Allora, io questo, anche nella mia intervista che ho fatto con Paola Calabrese qualche settimana fa sul mio canale, lei ha esposto questo dubbio, io le ho dato subito una risposta, ma non che io voglio insegnare qualcosa che non è di mia competenza, ma perché, come il mio solito, mi sono informato da persone esperte. Allora, quando un cadavere viene trovato in stato di rigidità cadaverica, vuol dire che quel cadavere ha già raggiunto una temperatura ambiente. La temperatura del corpo umano, una volta deceduto, va a decrescere secondo dei parametri precisi che poi si discostano a secondo della temperatura, dell'ambiente, della corporatura, della persona. Comunque, quando raggiunge la rigidità cadaverica, non ha più senso prendere la temperatura, perché sarebbe quella ambientale, non ci scappa. Se il cadavere è rigido, vuol dire che sta da lì da tantissime ore, la temperatura non ha più senso prenderla. Non so se sono stato chiaro. No, sei stato chiarissimo, perché poi dopo 6-7 ore, ora non vorrei dire una cazzata, però dopo 6-7 ore ogni ora abbassa di un grado, mi pare, no? Fino ad arrivare alla temperatura esterna. Esatto. Quindi questa cosa c'è scritta sul faldone. Ma ti dirò di più, ci sono dei protocolli ben precisi, per cui dopo accertato che il corpo è in un determinato stato, la temperatura non ha più senso prenderla. E purtroppo, vabbè, non è che io mi sono messo in contrasto con la dottoressa Calabrese, però lei ha sollevato questo dubbio e io le ho dato questa spiegazione. Lei non era molto convinta, ma alla fine poi, vabbè, nei commenti una signora esperta ha detto no, effettivamente i protocolli non prevedono di prendere la temperatura in certi casi. Quindi... Allora, no, in realtà la cosa che a me dispiace e mi fa anche rabbia è che molti professionisti del settore, molti utenti che non hanno nemmeno la quinta elementare, perché la realtà dei fatti è questa, vogliono far passare il dottor Costantinini come uno che non ha saputo fare il proprio lavoro, non altro quello, perché è un grave errore lì. È un grave errore, ma è spiegato, lui lo spiega perché non ha preso, non è che se ne è dimenticato perché, come dice qualcuno, era ubriaco. Non è neanche un errore. Non è un errore, l'ha fatto volutamente per non prendere. Certo. Quindi questa cosa. Però chi è che aveva fatto la domanda? Aspetta una cosa. Chiara Satta ha fatto anche un altro pensiero con il quale mi trova d'accordo, cioè perché chi gli ha prestato l'appartamento non si è fatto avanti? Cioè magari qualcuno, tu hai detto, no, che magari è stato in appartamento, io so anche da chi pensi tu, però vabbè, non lo dico perché se non lo vuoi dire tu è giusto non dirlo. Però perché questa persona non dice no, è stata a casa mia per una settimana, tre giorni, perché? Cosa c'è? Cioè, se no vuol dire che... potrebbero venire fuori delle verità, perché comunque la persona che ha ospitato comunque avrebbe, non dico delle responsabilità penali, però se tu non lo dici subito, poi dopo è difficile dirlo, sarebbe veramente poi eclatante una cosa del genere. Però io sono anche convinto, ma questa è sempre una mia ipotesi, non sto facendo nomi, non faccio nulla, cioè io sono anche convinto che Liliana in quel periodo ha avuto dei contatti. Quindi, sapendo poi, dicendo questa cosa, verrebbero fuori anche il coinvolgimento di altre persone.
non si può dire questa cosa. Quindi secondo me non si dirà, e né la procura lo scoprirà. Però se tu ti nascondi per così tanto tempo e dopo anni si viene a sapere che tu hai prestato la casa, poi magari hai prestato la casa solo perché una persona ti ha chiesto, mi fai stare a casa tua per un po' di tempo, però non è la stessa, uno ti può dire perché cazzo non ce l'hai detto, scusate la parola tua, perché cazzo non ce l'hai detto prima? Avrebbero già semplificato. Io ho saputo, non so se voi sapete questo dato, magari mi potete smentire, Liliana è stata vista anche con un giubbetto rosso metallico, rosso cangiante, sai, rosso scuro. Lei in realtà aveva questo giubbino, ma io ho avuto un'informazione che questo giubbino non si è più trovato nel suo armadio. Sapete qualcosa? Sto dicendo qualcuna cosa che non sapete questo dato? No, non risulta. Ah, ok, quindi magari non è così. Però comunque Liliana è stata vista, è stata avvistata da un paio di persone. E uno l'ha vista su un bus, l'altro l'ha vista al porto, e insomma qualcuno l'ha visto con questo giubbino di colore diverso, che in realtà lei aveva, perché ho visto delle foto di Liliana con un giubbino rossiccio scuro, con riflessi metallici, insomma. E è stato visto anche con questo tipo di abbigliamento. Io sono convinto che Liliana, comunque, ovviamente, essendo morta 21 giorni dopo, Liliana si è curata, è stata da qualche parte, sarà uscita, seguiva i notiziari e tutto, per cui è normale che in qualche modo qualcuno potrebbe averla vista. Certamente io sono totalmente contrario all'ipotesi sequestro. Lo voglio dire anche una buona volta sul tuo canale, Angelo, io l'ipotesi sequestro non la condivido, perché il sequestro comporta una serie di organizzazioni importanti, comporta anche lo stato del corpo in determinate situazioni igieniche, igienico-sanitario, di nutrizione, malnutrizione, anche violenza, perché la persona sequestrata non è che se ne sta lì tranquilla, viene in qualche modo, diciamo così, anche maltrattata, ecco, malnutrita, e poi chi l'avrebbe sequestrata, per quale motivo? Ci deve essere poi una richiesta, un qualcosa, insomma, io non ci credo nell'ipotesi sequestro che viene propinata da qualcuno quotidianamente, insomma, posso credere nell'ipotesi economica. Perché no? Ma credo sempre che alla fine, qualsiasi ipotesi noi facciamo, Liliana sia entrata in uno stato di depressione. Il motivo può essere sentimentale, ma io credo più lato economico. Per cui possiamo fare una cosa. Allora, c'è Sebastiano Visentin che chiede di essere chiamato. Io, però, in questo momento non ho linea. Ho il telefono di casa scarico. Tu ce l'hai il numero, sì? Come faccio? Che devo fare? Lo metti a viva voce. Cioè io adesso vado sul telefono? Ma te stai, cioè, tu stai, ci stai... Io ho il telefono impegnato. Ah. Capisci? Io non posso chiamarlo ora, porca pupazza. Franca, tu come sei messa? Io non ce l'ho il numero. Allora, Sebastiano, okay. Possiamo dare il numero alla Franca? Almeno ti chiamerei? Scrivicelo qua in chat, almeno glielo passo. Lo mando su WhatsApp, perché io non ho linea, c'ho proprio gli stop della linea stasera. Sebastiano è tra noi, sì, dovrebbe essere tra noi, però lui non ti può chiamare, io nemmeno. Buonasera. Prima ha chiesto di parlare del luogo delle fragole lì, come si chiama? Sì, è un bar, sto uscendo da macchina. Il posto delle fragole. Allora, Sebastiano, facci sapere se possiamo dare il tuo numero. No, c'ho sempre zero. Interessante questo fatto, però. Sì. Allora, vediamo un po'. Se magari la Franca... Erano molto vicini dove era... Sì, in realtà, sugli atti questa cosa c'è. Loro c'erano anche qualche... il giorno prima, due giorni prima, se non sbaglio. Quindi era lì, però... Come giornalisti che ritrovano il corpo, guarda che coincidenza. Non può entrare in video con voi? Sì, può entrare, però non so se è tecnologicamente preparato, perché lui
ha sempre bisogno di una mano. Però vabbè, se vuole fare due chiacchiere, io gliel'ho detto anche l'altro giorno, lui l'altro giorno quando è andato a 4 grado mi ha telefonato, ha detto grazie del 22-12, vestito il vino rosso ruggine, pantalone nero, indossato per comprarlo al signor Sebastiano, foto 18-12 del signor Sergio. Non c'è questo giubbotto, ok, no, non risponde, se va, per me è un grande stop, vabbè, un grande ora, vabbè. Tuo malgrado è diventato popolare perché purtroppo gli è successo una cosa, aspetta, non esce la voce? Franco, lo senti tu? Ah, forse ha tolto l'audio. No, ha tolto l'audio, sì. Ma ah, ok. No, niente, ho provato a chiamarlo, ma... Provato a chiamarlo. Peccato. Perché... non c'è verso. Mandandogli il link, se riesce a entrare. Se non riesce, poi come facciamo a comunicare? E Franca, io se vuoi ti do il numero, provo a chiamare tu. Tanto non credo che si arrabbi. Non lo so. Che sorpresa. Allora. Speriamo che lo recuperiamo, dai. Questo mio amico. Te non ce l'hai un altro telefono? Io lo non ce l'hai un altro telefono? No. Io non so, se lo chiamo cade qua, non vorrei fare pasticci. Sì, se lo chiami cade lì. Va bene, facciamo così, senza creare problematiche. Secondo me potresti passare il numero a Franca e Franca lo chiama. Franca, tu sei col PC? Sì. Sì, ma io non ho il permesso di dare il numero a Franca, capito? Infatti sto aspettando, lui mi dia una risposta. No? Se Sebastiano dà un cenno di assenso... Sì. Facciamo il numero a Franca e ti facciamo entrare telefonicamente. La Franca basta che metti il telefono vicino al microfono e si sente, no? Quindi però mi devi dare il permesso, io non posso dare il numero di Sebastiano così, ce l'hanno in tanti. Chiamami quando vuoi. Allora, do il numero della Franca, va? Do il numero alla Franca, ti mando il numero. Esatto, fai così. Allora, ti do quello personale. Lo metti a viva voce, va bene? Sì. Io ma devo togliere le cuffie, le devo togliere, devo staccare? No. Ok. Allora. Te l'ho mandato. Sì, sono Franca, quella trasmissione. Dove l'hai mandato, su WhatsApp o su... Sì, su WhatsApp. Non c'è? Aspetta. Sicuro che me l'ha inviato? Sì. Non sono mica così rintronato. Allora. Allora. Dai il telefono a Franca, eccolo, c'è. Aspetta, eccolo qua. Vai, ecco. Vai. È arrivato. Metti più la voce? Sì. Ti immagini non è lui e lui stava dormendo? Va digitato il numero, te lo ricordi? Sì. Sì. Ah, ecco, da. Si sente? Eccole. Ciao Sebastiano.
Sei in viva voce. Sì, lo so. Ascolta, io volevo parlare un attimino di questo posto delle fragole, no? Allora, io ho chiesto molte volte, mi dovete spiegare come mai Gabriella, Salvo e Serpin si trovavano in questo posto delle fragole da parecchio tempo, a 150 metri da dove c'era il corpo di Liliana. A un certo punto loro hanno avuto un intuito, che il corpo fosse là. Io a un certo punto mi domando perché non siete andati a vedere? Perché non siete andati a vedere? E poi il giorno dopo Serpin va in questura e parla con gli inquirenti. Nel frattempo Salvo gli telefona e gli dice: hai detto che il corpo di Liliana è là? E lui dice: beh, andate a vedere il corpo di Liliana nel boschetto. Cioè, non so cosa devo dire ancora di più. Capisci? Ma in realtà io mi sente Sebastiano. No, a me. Allora riporta tu quello che dico io. In realtà non dice gli hai detto che il corpo di Liliana è lì, gli ha detto di andare a vedere il boschetto. Ma, allora Angelo dice che in realtà non dicono di andare a vedere lì, ma indicano la zona, insomma, non proprio il luogo. Ho capito. Ma loro erano lì a 150 metri, capisci? E loro hanno avuto un intuito, loro dicono che hanno avuto un intuito che il corpo fosse là, tutto qua. Sì, lui riceve una telefonata e gli dice, gliel'hai detto di andare a vedere nel boschetto, io so questo, non di andare a vedere se c'è il corpo. Sì, poi Angelo dice, no, che Serpin riceve una telefonata e gli dicono gliel'hai detto in questura di andare a vedere in quel posto? È vero. Pronto? Sì. Ha sentito? Sì. La verità è questa. È una cosa strana, no? Cioè, sì, ma che sia strano. Comunque agli atti, non è che lo dico io, è stato sottolineato questo. Però è anche, posso darla io una spiegazione? Un attimo che le parla Capuozzo, un attimo. Sì. Potrei, salve, ciao Sebastiano. Manca, devi fare altrimenti, se no non... Ah, ok. Allora, posso darla io una probabile spiegazione? Allora, noi sappiamo, anche perché ce l'hanno detto loro, che in quel posto vanno quasi sempre, quasi tutti i giorni a fare colazione. Cioè, quello è un posto di ritrovo. Non so se avete avuto questa notizia anche voi. Cioè, quel posto loro vanno spesso a fare colazione. Adesso, io ho letto, anche da fonti ufficiali, ma lo potrete poi leggere anche voi, che loro sono a conoscenza che Liliana andava a fare spesso delle passeggiate in quel posto, in quel comprensorio, andava spesso a fare, piaceva fare delle passeggiate lì. Siccome hanno saputo che quel posto non fu perlustrato, hanno deciso di dare uno stimolo. Quindi il posto delle fragole è il loro posto abituale dove vanno a fare colazione. Loro, come hanno riferito agli inquirenti, che io l'ho letto, che Liliana andava spesso in quel comprensorio a fare gli piaceva fare dei giri in quel posto lì, quindi hanno fatto uno più uno, dice, ma non è che è proprio lì? Quindi loro si trovavano lì a fare colazione, si ritrovavano spesso lì e si ritrovano ancora lì, anche tutt'oggi vanno a fare colazione lì. Hanno saputo che quel posto non fu perlustrato e hanno dato... Io questa è la spiegazione che mi do. Poi
ognuno può avere delle convinzioni, anche io sono convinto che qualcuno... Sì. Allora, intanto in quel posto lì noi andavamo al Rosetto, io e Liliana assieme. Lei non andava mai in quei posti da sola. Gabriele e Salvo non andavano lì, ma andavano lì del cammino, perché portavano i cagnolini, che più di una volta io e Liliana in bicicletta siamo andati a salutarli. Perciò queste affermazioni delle fragole, che quello che dicono loro, per me non è una cosa corretta, ecco, diciamo. Vabbè, noi prendiamo atto di questa cosa. Certo. Franca, però riporta le cose che diciamo, sennò Sebastiano sì, credo che posso sentire. Riesce a sentire? Sì, sì, riesce. Okay. Sebastiano, ciao, scusami, non ho linea qua. No, allora sì, ma allora in realtà io so questo, chiedo scusa se sbaglio, che mentre Terpin era in questura, qualcuno lo chiama e gli dice: gli hai detto di andare a vedere nel boschetto? Punto, io so questa cosa qua. E quindi poi è ovvio che è strana, gliel'ha detto anche l'Abruzzone, Gabriella si è arrabbiata, eccetera, eccetera. Però permetti che dobbiamo riportare quello che ci è stato detto. Ora io, se poi loro, non c'è nessuno ancora, come dire, sotto controllo per il momento, quindi sia tu che le altre persone siete uomini liberi e senza nessuna pendenza a vostro carico, quindi siete tutti liberi e tranquilli. Poi tante cose non tornano, siamo tutti d'accordo. Adesso abbiamo creato le varie tifoserie, chi tifa per quello, tifa per quell'altro. La realtà dei fatti è vero, e come hai detto tu, dobbiamo sapere che cosa è successo alla tua povera moglie, punto. Il resto conta poco, capito? Ecco, questo è il mio pensiero. No, guarda, sono pienamente d'accordo, le chiacchiere, quelle che sono state fatte in questi 2 anni, sono stato accusato di tantissime cose, mio figlio è stato coinvolto come il complice e tantissime altre cose. Comunque io sono stato sentito, ho parlato di tutte queste cose qua, e di conseguenza in questo momento per me è importante avere delle risposte. Certo. Tutto non mi interessa più niente. Certo, no, ma noi siamo d'accordo e speriamo che tu e tutti i familiari naturalmente possano avere delle risposte, va bene, delle risposte riguardo a quello che è successo, come dire, alla tua moglie, perché è giusto che se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che venga trovato e che paghi per quello che ha fatto. Se la realtà dei fatti e poi potrà risultare diversa, non so se qualcuno si metterà l'animo in pace, però secondo me alla fine toccherà dare retta alla scienza e non alle chiacchiere. È per questo che noi siamo qui a fare trasmissioni e vedere un attimino di recuperare la situazione e far sì che le cose tornino al loro posto. Quindi io ne sento, a me dispiace. Tra l'altro ti è capitato, se lo vuoi raccontare un secondo, questa cosa di questa truffa, no? Che c'è stato ultimamente, è uscito sul piccolo, hanno fatto una, come dire, una pagina quasi intera, che qualcuno ha provato a dire che era tuo figlio e ti voleva spolpare 2.000 euro, però poi tu hai fatto delle domande ben precise, no? Tipo del cane, e questo tizio ha cancellato tutto. Io avevo detto che tu eri andato in questura a fare la denuncia, in realtà no, non sei andato, vero? Ah no, assolutamente non sono andato, perché per me era più importante, infatti io dico a questa persona, se sta ascoltando, insomma, di vergognarsi, non si fa così. Io parlando con la giornalista, lei ha insistito, ha detto: Sebastiano, devi fare questo, dobbiamo fare questo articolo, se non altro per
per far sapere alla gente che non bisogna essere proprio troppo creduloni su tante cose. E tra l'altro lì a quarto grado, l'altra sera, uno di questi che sono lì presenti mi ha detto: guarda, che anche a me è successo più o meno la stessa cosa. Sì, direttore mi sembra, giusto, direttore di giornale. Va bene Sebastiano, noi siamo quasi in chiusura, quindi io ti saluto, va bene, se vuoi aggiungere altro fai pure, se no ci sentiamo domani con calma, ti do un colpo di telefono come al solito per sentire come stai. Niente, volevo congratularmi perché seguo molto le vostre trasmissioni, Grazie. veramente fatte bene, minuziosamente, nei particolari. Veramente, come ti ho detto, ho voluto un attimino essere lì presente con voi a modo mio perché evidentemente mi piacerebbe anche essere in video. Niente, un abbraccio a tutti quanti. Domani sono lì a Mediaset a mattino 4, Ok. 4 mattina, e vediamo cosa verrà fuori. Un Va abbraccio bene, a tutti. Grazie. grazie. Grazie, grazie Sebastiano, buonanotte. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Bene, Sebastiano l'abbiamo salutato, cioè io lo sapevo che ci avrebbe chiamato, io lo sapevo, me l'aveva detto, però non ho... Lo sapeva anche la Franca, però non l'abbiamo voluto dire perché magari Non sapevamo. si era... Niente, io direi di fare una cosa, visto che di chiudere così la trasmissione, visto che abbiamo detto di tutto, di tutti, sì, niente, ho voluto rettificare perché giustamente le altre parti si potrebbero arrabbiare. La realtà è che non, Sebastiano, vedete che le cose le dice, lui le vuole spiegare in un modo, però gliene esce un'altra. La realtà è che... E questo, se non sbaglio, c'è scritto anche sul faldone che lui, che era lì, qualcuno l'ha chiamato e gli ha detto: sei andato, gli ha detto di andare a vedere lì al boschetto, ma proprio perché quella zona probabilmente non era stata battuta. Punto. Questa è la Esatto. spiegazione. Poi vediamo, vediamo. La realtà dei fatti è questa, insomma, c'è scritto sugli atti. Quindi. Bene, grazie, grazie a Sebastiano ci ha chiamato. Il nostro invito è sempre che c'è. No, Hai no, niente. fatto. Ah no, 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 pensavo. no, no, stavo così, stavo pensando. Allora, stavo Ai, 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 ai. dicendo. Allora, ringrazio Sebastiano, ringrazio sia Giuseppe Capozzo che la Franca. L'invito è rinnovato per tutti. Chi volesse venire, io dico Sergio, Avvocato Gentile, Nicodemo Gentile, a cui ho scritto anche 3 volte. Però non mi ha risposto, probabilmente ha da fare. La cugina, Gabriella, chiunque voglia venire in totale tranquillità può venire qua e fare. Noi non accusiamo niente e nessuno, siamo come loro alla ricerca della verità. Rimanete su questo canale, perché non adesso, ma in questi giorni, perché fra un po' apriremo un caso di vecchia data, ma molto attuale, di cui probabilmente avremo tanto materiale di cui parlare, speriamo anche di risolverlo. Voglio essere così eclettico nel dirlo. Bene, grazie a tutti, grazie anche a CS che ci ha donato la sua presenza. No, non è vero, Isa è una donna, sì, ho un messaggio vocale, ve lo mando. E io vi saluto da Trombe con l'imbuto, se è un gatto miau, se è un cane bau e se tardi ciao. Vi mando un abbraccio, stasera eravamo quasi 300. Buonanotte, rimani lì, Capozzo, rimani lì. Buonanotte. Anche te, anche te, anche te. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.